Buonasera a tutti, vi do il benvenuto sul mio canale di YouTube che si chiama Interocchi di Mare Sciacallo. Scusate. Allora, quest'oggi ho deciso di fare questo ulteriore video con le Sibille e le Normande di Laura Toine, che ho chiesto alle mie Sibille se della persona che noi stiamo pensando ci possiamo fidare, possiamo avere fiducia. Allora, questo interattivo di oggi segue tre varianti fatte da me con 5 carte ciascuno. Allora, prima di dover fare la vostra scelta, dovete pensare intensamente alla persona che desiderate sapere se vi potete fidare oppure no. Allora, dovete fare la scelta tra variante 1, variante 2 e variante numero 3. Allora, vi lascio qualche secondo per fare la vostra scelta, così potete scegliere in modo tranquillo e sereno. E poi andiamo a iniziare. Se evidentemente doveste avere più bisogno di tempo, mettete il video in pausa e fate la vostra scelta del vostro mazzetto. Intanto inizio con il primo. Allora, prima carta, bambina capovolta. Seconda carta, l'albero capovolto. Terza carta, l'uomo. Non so se come si vedono. Sì. Allora. Aspettate un attimo che cerco di fare un po' più spazio così potete vedere bene. Prima carta bambina capovolta, seconda carta albero capovolto, terza carta l'uomo, così vedete, lo vedrete. Allora, sto cercando di farvi vedere tutte le carte. Quarta carta topi capovolte e quinta carta diario. Allora, in questa prima variante mi dispiace dovervi deludere, ma della persona che state pensando. Mi sa che all'inizio non potevate fidarvi, perché con la bambina capovolta seguita dall'albero capovolto, cioè la bambina è una carta che indica l'ingenuità, la purezza di una persona, il senso puro di non avere in un certo senso la malizia di quella furbizia di capire, diciamo, lo scopo delle persone, nel senso che molto probabilmente all'inizio questa persona di voi ha capito che voi eravate una persona abbastanza buona di carattere e vulnerabile, cioè vulnerabile nel senso non di debolezza, ma che eravate una persona che si poteva manovrare come voleva lui, in poche parole. Quindi si è preso un po' gioco di voi, sta persona che state pensando. Vi ricordo che l'interattivo vale sia per la persona che state pensando che per voi stessi. Quindi voi, in base a quello che dico, dovete abbinare il concetto, diciamo, a una delle due persone, o a voi o alla persona che state pensando. Quindi, poi con l'albero capovolto, magari voi molto probabilmente pensavate che con questa persona diciamo ci potesse essere qualcosa di serio, di costruire una relazione stabile e duratura, perché l'albero è il simbolo nelle Normande, è la carta che preannuncia, diciamo, la crescita spirituale, cioè l'evoluzione di una determinata situazione, no?
molto probabilmente, siccome è uscito capovolto, che c'è stata, voi siete stati delusi, diciamo così, no? Ma per questa situazione voi sarete o sarete aiutati da un uomo, o molto probabilmente questo uomo, che la carta numero 28, ha capito di o ha capito di aver sbagliato, o vi farà, tornerà di nuovo se c'è stato un probabilissimo allontanamento da voi, tornerà di nuovo e vi farà credere, diciamo così, di essersi pentito delle scelte che ha fatto. Magari ha adottato un comportamento molto sbagliato nei vostri confronti, e vi dirà di vi chiedere scusa, diciamo, e vi farà credere che lui magari molto probabilmente è cambiato. O questo uomo, se non è la persona che state pensando, potrebbe essere un genitore, perché la carta è di cuori, quindi può indicare anche l'affetto a livello familiare, quindi può essere anche un padre. Ma molto probabilmente sta parlando della persona di cui state pensando voi. Se è un uomo, no? Se non è un uomo, sta persona ci sarà, o molto probabilmente sta persona che state pensando, se è una donna, è impegnata già in una storia legittima con questo uomo, e magari ve l'ha tenuto nascosto, no? O molto probabilmente anche potrebbe essere che vi ha tradito, perché la carta la quarta carta, che è la carta dei topi capovolte, c'è, nel senso che potrebbe anche indicare che questo uomo, che era vostro amico, ha cercato di fregarvi la donna, perché è seguita dalla carta dei topi capovolti. Cioè, in poche parole, siccome la carta dei topi è anche nell'Enormante una carta che indica i furti, siccome uscite capovolto, i furti non nel senso di rubare la macchina o l'auto, sto parlando di calunnie, di cose dette in maniera errata contro di voi, per diciamo così, apparire più belli di voi, no? Quindi, per arrivare in un suo determinato scopo, potrebbe anche indicare la parte di questo uomo. Ma siccome è uscito capovolto, secondo me questo uomo molto probabilmente può essere anche chi vi aiuterà a scoprire la verità su questa determinata persona, perché quando i topi escono capovolto, significa che molto probabilmente lo scoprirete, lo vedrete a sapere. Poi l'ultima carta è la carta del diario, significa che voi avete un progetto che voi volete, diciamo così, ancora pensare a questa persona per realizzare un determinato progetto, ma è una cosa che molto probabilmente può essere anche in segreto, che voi ve la tenete in segreto, oppure può indicare che siete anche amanti, come ho detto prima. Ve la tenete in segreto perché il diario nell'Enormante è una carta che indica i segreti. Quindi, per rispondere alla domanda, se voi vi potete fidare di questa persona, a me mi verrebbe da dire da no, di no, ma può essere anche che questa persona all'inizio, come ho detto prima, si è accorto di aver sbagliato con voi e ha cambiato atteggiamento. Ma siccome ci sono le carte, i topi capovolti, voi saprete qualcosa su di lui, con la carta del diario molto probabilmente potete venire a sapere che lui ha parlato male su di voi, perché, come ho detto prima, il diario e la carta siete i segreti, quelli belli custoditi dentro di voi,
O può indicare anche le cose infrante, i segreti infrante, cioè nel senso può essere che molto probabilmente questa storia, come ho detto prima, era segreta fra voi due ed è stato raccontato a qualcuno ed è uscito fuori. Oppure che qualche persona ha parlato male di voi e quindi e ha portato alla rottura. Se allora, per rispondere alla domanda, per farla in breve, perché non è un consulto, è solo un interattivo, io dico di no per la prima variante, che anche se dovesse tornare dovete stare molto attenti perché vi potrebbe anche illudere. Allora, per la prima variante il responso è uscito, quindi le prime 5 carte li togliamo. Allora, per la seconda variante, sole, serpenti, scoprafusta, la bara capovolta e il giardino. Allora, per la seconda variante è anche abbastanza negativa, perché all'inizio molto probabilmente con questa persona che vi siete incontrati andava tutto bene, c'era un bel feeling, eravate affiatati, andava tutto bene. Molto probabilmente anche avete discusso di cose diciamo serie, di fare un passo diciamo più grande di convivenza, di matrimonio ufficiale oppure di fidanzamento ufficiale, ma è stato poi una cosa che è durata pochissimo, perché poi con la carta del serpente siete stati ingannati, che il serpente indica gli inganni, i tradimenti da parte di questa persona, quindi questa persona è facile che molto facile che vi ha tradito con un altro. Quindi poi con la carta della scopafrusta, è una carta che indica le frustrazioni, il dispiacere, il dubbio, i litigi. Quindi poi molto probabilmente con la carta della scoprafusta è successo molto probabilmente un allontanamento, perché voi molto probabilmente avete litigato. E poi con la quarta carta c'è la bara capovolta. La bara capovolta siccome la bara è un simbolo di frustrazione, di dolore, di pianto, o può essere anche di fine, dipende, se esce alla fine della serrura può indicare la fine di un ciclo, cioè di un percorso intrapreso con una determinata persona o in una determinata situazione, diciamo così, no? Quindi siccome capovolta, io la interpreto che dopo questa rottura con questa persona, perché voi avete litigato, molto probabilmente è come se non metto in dubbio che ci siete rimasti male, però è come se voi rinasceste, perché poi c'è la carta del giardino. La carta del giardino è una carta che indica la comitiva, le persone intorno a voi che sono leali e sincere. Quindi con tutto ciò che avete subito, questo inganno, queste frustrazioni da parte di questa persona, ci sono delle persone, amiche vostre o familiari o quel che sia, che vi vogliono bene, che vi aiuteranno a superare tutta questa situazione. La carta del giardino inoltre può indicare che potrete incontrare anche altre persone, no? Tra cui potreste iniziare anche un percorso diverso dopo la fine di questa storia. Quindi, in un modo o in un altro, questa persona era completamente inaffidabile perché vi ha tradito, ma siate tranquilli che incontrerete qualcun altro, o potete anche iniziare
Non escludo nemmeno che potrebbe ritornare questa persona che state pensando, perché con la carta del giardino, tramite amici che si mettono in mezzo, vi potrebbero anche fare pace. O lui o lei ha capito che molto probabilmente ha anche sbagliato nei vostri confronti. Sta morendo di caldo, scusate se prendo un po' di aria per respirare. Allora, la terza variante e ultima delle 5 carte è scopra, no, la falce, l'ancora capovolta, l'anello, la cicogna capovolta e le nuvole. Allora, con la terza variante siamo. Con la carta della falce, la carta della falce nelle Lenormande è una carta che indica un indice di pericolo imminente. Quindi, molto probabilmente, all'inizio di questa storia o avventura che avete iniziato con questa persona, avete passato dei momenti non belli, perché molto probabilmente potrebbe anche essere che questa persona a cui state pensando, o voi stessi anche, siete impegnati in una situazione legittima con un matrimonio, magari sopra le spalle, o un'altra famiglia. Magari molto probabilmente potreste essere anche amanti, perché con la carta poi del diciamo così, dell'ancora capovolta, significa che questa situazione che voi siete venuti a sapere, vi ha creato, diciamo così, della maggiore instabilità. Quindi, vi siete sentiti, molto probabilmente insicuri e in pericolo, perché avete avuto paura, diciamo così, ad affrontare un determinato percorso con questa persona. O molto probabilmente questa persona vi ha intimorito, perché con la carta degli ancora capovolta è una persona che è molto instabile, quindi molto probabilmente non sa nemmeno lui quello che vuole, per dire la verità, e questa situazione mi ha creato dei dubbi. O molto probabilmente, questa situazione è anche bloccata, per come ho detto prima, perché la persona a cui state pensando è impegnata, perché la terza carta è la carta dell'anello. La carta dell'anello è una carta di impegno, di fidanzamento, di chiarimenti, di gioia e di felicità. Molto probabilmente che dopo la rottura, cioè, se non è ancora tornato, lui potrebbe anche tornare, o molto probabilmente si riferisce al primo discorso che ho fatto prima, che questa persona non può far evolvere la storia con voi, perché è impegnato. Guardate l'anello, non lo so se lo vedete. È impegnato con una famiglia legittima, e quindi con la carta della cicogna, il cambiamento che voi, siccome capovolta, scusate, siccome capovolta, la carta della cicogna è indice di una carta di cambiamenti improvvisi. Ma i cambiamenti improvvisi non arrivano, perché una volta che è uscita capovolta, cioè, la sicurezza che molto probabilmente stavate cercando voi da questa storia non può arrivare, perché questa persona è impegnato. E molto probabilmente questa persona non ve l'ha detta questa cosa, e quindi vi tiene in ombra, perché o molto probabilmente poteste aver anche commesso l'errore di uscire, di farvi mettere incinta, no? Perché la cicogna è una carta che può annunciare, scusate, può annunciare anche una gravidanza indesiderata, perché è uscita capovolta. Poi con la
E con la carta delle nuvole, cioè, può anche, siccome ha fine stesura, ci può anche essere una fine di certi dubbi, cioè uno schiarimento di certe situazioni che ancora erano nebbiose e vi creano dei dubbi. Quindi, perché il passato è stato un po' pure scoso. E quindi la carta delle nuvole a fine stesura può indicare anche che molto probabilmente ci può essere anche un lieve chiarimento con questa persona per chiarirvi le idee, magari per chiedere delle spiegazioni perché magari molto probabilmente si era allontanato, cioè, e verrete a sapere molto probabilmente delle cose nascoste su di lui che ancora non vi ha detto. Quindi, se devo dire se questa persona vi pensa, sì, vi pensa, ma è come dire che è bloccato per una determinata situazione che magari molto probabilmente è impegnato e quindi non può fare il passo oltre la gamba perché si sente intrappolato, perché con la carta della falce, l'ancora capovolta e l'anello mi dicono, vi possono anche dire che questa persona è impegnata, quindi di pensarvi vi pensa, ma non va il passo perché è bloccato, è impaurito di qualcosa, si sente in pericolo e non vuole rischiare perché molto probabilmente, come ho detto prima, questa persona è impegnata. Ma anche con la carta delle nuvole a fine stesura può essere che ci può essere questa persona il chiarimento, cioè la fine dei vostri dubbi, vi può anche venire a ricercare, però dovete stare molto attenti. Sono stancato perché a furia di parlare veloce, poi con il caldo sto sudando. Vabbè, comunque. Allora, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto che mi state dando, anche vi ringrazio dei commenti vostri e vi ricordo perché chiunque mi volesse contattare per una stesura privata per avere informazioni su come avere un consulto privato con me, mi può scrivere alla mia casella postale di nele84231@gmail.com oppure mi può scrivere alla mia pagina Facebook che si chiama Magie Non Solo. Se non siete iscritti al canale e il video vi è piaciuto, se vi fa piacere potete iscrivervi e cliccare sulla campanella così ogni volta che io farò un video nuovo, vi apparirà. YouTube mi manderà la notifica del mio video. Invece, tutti quelli che sono iscritti al mio canale, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e se vi fa piacere, commentate. Dopo di questo, io vi auguro una buona continuazione di serata e vi do appuntamento al prossimo video. Un abbraccio a tutti da Manuel. Ciao!